Di nuovo in studio per questo lunedì 12 marzo, prime pagine dei quotidiani dedicate molto alla politica estera dopo la strage in Afghanistan di ieri da parte di un soldato americano, strage di bambini, di civili soprattutto, la nostra politica estera con il caso dei Marò in India, arrestati in India, e le due donne rapite, Rossella Urro e Maria Sandra Mariani, invece in Africa tra Algeria e Mali. C'è poi ovviamente l'uccisione del Franco La Molinara, il nostro ingegnere in Nigeria, che ha fatto parlare il capo dello Stato di chiarimento diplomatico politico doveroso con la Gran Bretagna, con il Premier David Cameron, dopo il blitz delle teste di cuoio che, nell'ambito del quale poi è morto, è stato ucciso, giustiziato Franco La Molinara. Di questo abbiamo parlato, parleremo ovviamente di economia, ma subito il buongiorno all'europarlamentare del Partito Democratico, ex sindaco di Firenze, Leonardo Domenici. Buongiorno a lei, Domenici. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, noi facciamo vedere la prima pagina del Corriere Fiorentino di giovedì 8 marzo. Non siamo impazziti, ossia non ci ricordiamo che giorno è, ma perché giovedì 8 marzo lei, Domenici, ha fatto questa intervista al Corriere Fiorentino. Il titolo è Domenici, l'accusa alla procura. Basta tacere. Perché Domenici? Ma è sufficiente leggere l'intervista per capirlo, nel senso che si tratta di un'intervista molto ampia e molto dettagliata, in cui pongo un problema di fondo che riguarda il ruolo, la funzione e l'attività che è stata svolta su alcune inchieste che riguardano soprattutto la materia urbanistica a Firenze in questi anni e il modo in cui alcuni pubblici ministeri hanno interpretato il loro ruolo e la loro funzione. Un ruolo esorbitante, lei lo ha definito? Sì, perché in questo momento si tratta di riflettere soprattutto sul fatto se l'attività di un pubblico ministero debba essere rivolta a una sorta di controllo preventivo di una legalità eventualmente violata o se invece debba partire prima di tutto da notizie di intenzione di commettere un reato o notizie di reato. Domenici, cosa intende secondo lei il procuratore capo di Firenze Giuseppe Quattrocchi quando parla di urbanistica contrattata? Ma questo è un tema che meriterebbe di essere discusso pubblicamente e mi auguro che in questa città ci sia la volontà da parte di chi fa informazione di aprire un dibattito serio e costruttivo su questo punto per capirne tutte le implicazioni. Perché a mio parere si dovrebbe parlare più correttamente di concertazione in materia urbanistica, cosa che è consentita dalle normative vigenti. Poi naturalmente c'è l'ambito delle responsabilità penali personali che deve essere evidentemente affrontato e quindi il punto è: valutiamo su alcune importanti vicende che hanno riguardato inchieste, diciamo, in materia urbanistica nel corso di questi ultimi anni a Firenze, che cosa è accaduto. E vedremo che c'è stata una valutazione diversa rispetto, per esempio, all'attività della procura da parte della magistratura giudicante. Questo è un primo problema, ma vede, la questione va al di là dell'aspetto locale. Bisogna più in generale che la politica, adesso che il conflitto e che il problema è meno avvelenato, perché non c'è più Berlusconi presidente del Consiglio, bisogna che la politica affronti il problema della riforma della giustizia nel nostro paese, partendo sempre naturalmente dal presupposto che la magistratura deve essere autonoma e indipendente. Però il fatto che la magistratura debba essere autonoma e indipendente non significa che la politica non debba parlare di come funziona la giustizia e il sistema giudiziario nel nostro paese. E non significa anche che attività che vengono svolte soprattutto dal pubblico ministero non possano essere eventualmente criticate. Senta Domenici, abbiamo in studio questa mattina il direttore del Nuovo Corriere di Firenze Alessandro Rossi, il caporedattore dell'Ansa di Firenze Stefano Fabbri e il capocronista della Nazione Luigi Caroppo. Fabbri voleva farle una domanda.
Sì, buongiorno. Buongiorno Domenici. Buongiorno. Buongiorno. C'è una cosa che ha colpito abbastanza nell'intervista, perché all'inizio si afferma non è più il momento di tacere, però la cosa che ha colpito un po' tutti è che dopo che questa intervista ha fatto irruzione, diciamo, nel dibattito politico anche attraverso la ripresa da parte di altri media, agenzie, eccetera, c'è stato un silenzio assordante da parte dei colleghi di partito, cioè nessuno ha ritenuto opportuno non solo commentare ma neanche riprendere, seppure in maniera critica, le sue parole. Cosa è successo? Cioè, davvero il PD è pronto per affrontare questo tipo di stagione di riflessione sulla giustizia, o forse c'è stata una come dire, un'onda lunga per cui non si sono accorti, come dice lei, che Berlusconi non c'è più? Naturalmente il problema non riguarda soltanto il PD, però è giusto domandarsi quali siano state le reazioni fino a questo momento. Io sono un ottimista, per cui spero sempre che sia soltanto un problema di riflessi lenti, e devo dire che qualcuno ha fatto dichiarazioni, come il segretario fiorentino Patrizio Mecacci, che sembrano voler aprire un dibattito anche all'interno del Partito Democratico. E a mio parere questo dibattito non riguarda soltanto il tema importantissimo della riforma della giustizia, ma riguarda anche il bilancio politico e amministrativo di 10 anni di esperienza di governo della città, anzi forse potremmo dire 10 più 4, perché aggiungerei anche i 4 anni in cui è stato sindaco Mario Primicerio. Però fino a questo momento la reazione è stata piuttosto sconcertante, devo dire, e alcune dichiarazioni si sono distinte per la loro imbarazzante pochezza. Caroppo. Volevo chiedere, buongiorno. Buongiorno. Nella lunga intervista dei colleghi del Corriere Fiorentino lei fa un excursus abbastanza dettagliato di vari casi di urbanistica, appunto, e di inchieste aperte. Ha ribadito poi recentemente anche la fiducia piena che ha avuto durante il suo mandato all'assessore all'urbanistica Biagi. C'è qualcosa durante i suoi 2 mandati di cui a posteriori, con la calma della riflessione, si è pentito o oppure ha pensato di poter gestire in maniera diversa? Ma guardi, la questione dell'urbanistica, nonostante le strumentalizzazioni che sono state fatte su questo tema, anche da parte politica ovviamente, ma la questione dell'urbanistica in questi ultimi 10 anni io penso che si possa già considerare risolta. Se si esclude quello che io considero l'ultimo caso che ha fatto, per così dire, scattare la mia replica, cioè quello della Fortezza d'Abbasso, sulla quale mi auguro che, essendo voi giornalisti, riusciate a raccogliere il maggior numero possibile di documenti per capire quale sia stata la condotta del PM che ha l'inchiesta, ma in realtà in questo momento non c'è un processo che riguardi gli atti della Giunta e la correttezza degli atti amministrativi di 10 anni di governo sull'urbanistica. Ci sono processi che in questo momento riguardano singole persone e la loro, da accertare, eventuale responsabilità penale, cioè Gianni Biagi e Graziano Cioni. Ci sono processi che riguardano altri aspetti, come quello di Quadra, che io vorrei ricordare non riguarda atti dell'amministrazione comunale, ma riguarda singole persone e comunque non persone che facevano parte della giunta, pur avendo posto un problema di natura politica, perché è stato coinvolto nel processo l'ex capogruppo del Partito Democratico. Le faccio fare una domanda dal direttore del Nuovo Corriere di Firenze, Alessandro Rossi. Domenici. Salve. Come? Le faccio fare una domanda dal direttore del Nuovo Corriere di Firenze, Rossi. Domenici. Sì.
Salve, no, volevo chiedere, ma siamo poi così sicuri che il PD o comunque la sinistra, passata l'era della grande emergenza berlusconiana, abbia davvero voglia di affrontare i temi della giustizia in modo di una riforma moderna europea? Perché la sensazione che c'è è che ovviamente oggi stiano prevalendo forse anche giustamente altri temi, come quelli appunto del lavoro, di cui se ne sta appropriando anche il centrodestra. Ma io credo che proprio in queste ore si stia sviluppando un dibattito ancora più importante dopo le decisioni della Cassazione sul processo dell'Utri. C'è un dibattito, per esempio, sul contenuto, sul profilo e sulle caratteristiche del reato di concorso esterno in associazione mafiosa. C'è un dibattito enorme che riguarda la necessità di riformare la giustizia nel nostro paese. Il punto non è decidere a priori chi ha ragione e chi ha torto, ma il punto è vedere se c'è la volontà politica su questo, come evidentemente su altri problemi, di aprire un confronto. Ci sono tanti parlamentari e ci sono parlamentari che potranno occuparsi del problema della riforma del lavoro e altri che si occuperanno del problema della riforma della giustizia. Il problema vero è stabilire se c'è la volontà politica di farlo oppure no. Senta Domenici, un'ultima domanda, poi la lasciamo andare anche perché sappiamo che deve prendere tra poco un aereo per Strasburgo. Senta Domenici, che malato è, grave o terminale, il Partito Democratico? E soprattutto cosa vuole l'ingegnere De Benedetti? Ma non so cosa voglia l'ingegnere De Benedetti in questo momento. Ho visto che ha detto che non gli va bene nemmeno Bersani. Ma vede, il problema di fondo è la debolezza della politica. Quando la politica non riesce a sviluppare la propria iniziativa, la propria proposta programmatica, la propria capacità di rapporto con i cittadini, gli elettori e quindi la capacità di rappresentarli, quando la politica non riesce a fare questo, chiunque può invadere il campo della politica. Il problema è che oggi sembra che in politica la prima cosa che devi mettere davanti a te è vedere se fare una certa cosa, dire una certa cosa, tocca, lede in qualche modo i tuoi interessi personali, le tue finalità di quel momento specifico e così via. Manca completamente una dimensione collettiva di dibattito e di discussione. Manca completamente la capacità di coinvolgere in questo dibattito, che non sia soltanto di carattere personalistico, che non sia di carattere populistico, le persone, l'opinione pubblica. Io credo che il Partito Democratico dovrebbe recuperare questa capacità e domandarsi che cosa non è andato bene fino a questo momento in un progetto iniziale nel quale io ho creduto e continuo a credere. Grazie a Leonardo Domenici, europarlamentare del Partito Democratico, ex sindaco di Firenze. Buongiorno. A lei e buona giornata. Allora, e così abbiamo affrontato anche, beh, insomma, questa è stata quasi un'intervista più dura dell'intervista, forse. Sì. Cioè, le cose che ci ha detto. Le cose che ci ha detto forse un po' più dure dell'intervista, soprattutto sul partito, sì, sulla situazione del partito. Anche se io non sono molto convinto del fatto che si possa affrontare adesso la questione giustizia solo per il fatto che non c'è più Berlusconi, cioè probabilmente la questione giustizia doveva essere affrontata anche mentre Berlusconi c'era, cioè non possiamo pensare che i guai del Cavaliere fossero una foglia di fico per non poter discutere una serie di questioni. Stati. Che arrivano al pettine, lo diceva poco fa Domenici, la questione per esempio del concorso esterno in associazione mafiosa è un ragionamento che forse andava fatto anche molto prima, insomma, che ci fossero degli esiti processuali come quelli che abbiamo visto pochi giorni fa con Dell'Utri. Allora, poi è un partito totalmente, secondo me, in confusione se si pensa che un segretario appoggia alle primarie di Palermo un candidato invece di un altro. Favorisci il dibattito, favorisci tutto quello che c'è da mettere in campo per la città di Palermo invece di appoggiare un singolo che poi, guarda caso, nel più classico autolesionismo del PD perde. Cioè, mi sembra un caso esemplare anche questo di esporsi in queste maniere. No, però, anche tatticamente questo è vero, sono il classico tafazzismo del PD, no? Però la cosa che a me mi stupisce è che la gente si meraviglia che il PD possa perdere le primarie, perché se te vai dal momento che accetti le primarie
uno bisogna perdere e uno bisogna vincere. Cioè, cioè, anche questa roba qui, no? È chiaro che loro hanno perso tutte le partite che contavano, diciamo così, no? E hanno vinto solo la Serie B. Tutto match ball. Sì, però resta il fatto che nel momento in cui ti misuri ci sta anche di perdere. Quindi questo qui è anche un fatto, secondo me, di grande disponibilità, veramente, perché poi alla fine, se no loro, avendo da un punto di vista puramente dei numeri, potevano dire no, guarda, Borsellino a Palermo, l'altro siamo a Genova, no? Quindi... quindi dicevo, il problema è che non sono proprio gestiti, come dicevi giustamente te, c'è una confusione ai confini della realtà, perché cioè, si può anche perdere, ma magari no, certo. si fa il possibile per non perdere, invece lì proprio siamo allo sbaraglio, all'eccesso di democrazia con una, diciamo, una forzatura.